Ieri sera sono stati a fare una magnifica serata con due delle queste band, Max Weinberg e con il professor Roy Bittan. A un certo punto mi ha chiesto: ma qual è il pezzo più difficile da suonare con Springsteen? E Max Weinberg ha detto: beh, quello che comincia con 1, 2, 3, 4. Perché sistematicamente loro non hanno idea di quale diano di pezzo Springsteen stia per cantare, cosa stai per suonare. C'è un video che ho messo, tanto non trovo niente, l'ho messo prima che mentre il presidente cominciava a entrare, cioè a un certo punto appunto fanno di tutto la 1, 2, 3, 4. Questa cosa che si raccoglie da qualche anno, raccoglie suggerimenti, fa, a un certo punto arriva il Never Cantel, che in quel caso la band non riesce, capita, no? Insomma, per cui va, però Springsteen si ostina, abbiamo messo bene il video, sta 6 minuti finché non riescono, cioè finché non la fanno, ma se no. La band è sotto tortura essenzialmente, ma come hai visto, Weinberg è quello che suona di più, perché mentre gli altri, bene o male, nel momento in cui non suonano, suonano poco, Max Weinberg invece è al contrario. Allora, e soffrivano anche mentre in questo furore della creazione di Dark Song di Angel Down, di The Steven, e questo fa molto ridere sempre, cioè, i suoi racconti, si incazzava con una pantera perché di sera Bigos The Night dice: no, no, non la mettiamo, ma come? No, se uno scrive una canzone con Bigos The Night, scrisse un'altra, perché quel 77, che fu l'anno epocale appunto del rock, non solo perché sembra quasi una coincidenza quasi incredibile, che Neil Young cantò infatti in un pezzo, il fatto che mentre arriva il punk per l'Inghilterra, ma anche nell'America, l'anno in cui esordiscono i Rocky Nets, in cui arrivano Sex Pistols, cresce tutto, è l'anno in cui muore Elvis. E Springsteen, pensando a Elvis, scrive questo pezzo, che è un altro di quelli che poi non metterà in momento del disco, che renderà di accoglierlo per un pezzo fortissimo. Non lo mise, però poi si è ripreso. Questo è un pezzo che a noi ragazzi maschietti fa veramente un po' rumore, perché il pezzo da cui si capisce perché le donne stravedono per quest'uomo.
almeno 7-8 volte davanti allo specchio che provava a suonare la chitarra in sincronia senza lo stesso risultato. Accidenti, diciamolo, rigoroso, determinato duro, però quando vuole fare il bastardo. Certo. Gino diceva che c'è appunto la canzone che non ho messo nel disco, l'altra la citava prima, Because Night. Because Night è un pezzo che andiamo a ascoltare adesso, la versione di Patti Smith, ovviamente, quella che lui ha regalato a Patti Smith e che Patti Smith ha modificato perché ha compreso più nel meglio di lui all'inizio che quel pezzo era una bomba atomica, perché infatti fa fare alla carriera di Patti Smith. Anche di Bill Stevens. Sì, anche di Stevens che voleva fare. Però il bello della versione di Patti Smith è che ne riscrive parte del testo e lo trasforma, quindi Springsteen poi, come dire, quando se la riprenderà in parte del racconto anche della versione di Patti Smith, che è molto bello, ma è una versione che trovo tuttora, tutt'oggi, assolutamente travolgente e vale la pena, quindi almeno vederla per qualche minuto, perché la signora Patti Smith ha fatto delle cose leggendarie nella sua lunga carriera, ma adesso lo troverete, eccolo qua. Assolutamente rigoroso, era una visione, era un'unica visione coerente, rigorosa, e non ci dovevano essere digressioni come sarebbe stata Because Night. Però i due si conobbero, non si sono fidanzati, penso che sarebbe successo, immaginate come coppia. Però fu lei a suggerire, Springsteen aveva ricercato anche l'immagine per questa versione
questa nuova versione, perché sì, visione di Dark Side of the Edge of Town, e fu parte Smith a suggerire il fotografo, e che purtroppo non fu Giovanni Gaetano, andò, mi dispiace, ma tale Frank Stefanco, che viveva in Jersey, e lei ebbe l'intuizione, disse: guarda, vai da lui, perché quello giusto. Spesso andò da questo fotografo, effettivamente raccontò poi che lui aveva le foto degli scatti, ha beccato esattamente il suo bisogno di sobrietà, di asprezza, che poi era la foto che conoscete, che è stata la copertina di Darkness, che corrispondeva, dice, lui riuscì a catturare esattamente il mio stato d'animo di quel momento, che era uno stato d'animo di disagio, tormento, di disagio appunto per questo successo che era difficilissimo da gestire, la voglia appunto di rispondere a tono, a modo, agli interrogativi che si poneva in quel momento. Ecco. Bravo, ma è più dubita sempre di me questo uomo. È lo scatto in cui si capisce anche che lo Springsteen, che qual era la sua paura, tutto sommato, quella di perdere il contatto con le radici, perché che era la sua linfa essenziale, non poteva, non voleva perdere in alcun modo, ma era difficile da non smarrire la strada travolto dal successo che lo aveva preso in quegli anni. Allora, uno dei problemi fondamentali della sua poetica era quello di ricordare all'America quello che l'America doveva essere, che aveva promesso di essere. In questo senso Spencer era un personaggio ottocentesco dal punto di vista della cultura americana, dico, perché si rifà in pieno al Rinascimento americano. Anche le sue affermazioni di patriottismo sono proprio in quella chiave, quando lo vedremo in Born in the USA, e allo stesso tempo orgoglio e critica, cioè sono orgoglioso di essere americano, lo rivendico, ed è questo che dice sempre in tutti i pezzi che fa, in qualche modo più o meno direttamente, ma l'America, il mio paese, deve essere quello che ha promesso di essere, cioè un paese democratico in cui gli umili, i poveri vengono protetti e salvati, non negare le sue promesse, come invece fa sempre. E quindi The Promised Land, la terra promessa, non è un mito, è di più, nel senso che la terra promessa di cui lui racconta è anche la terra promessa del rock, è quella, la landa desolata degli adolescenti cantata da Dio, e questo spazio abbastanza, come dire, vero e irreale al tempo stesso verso il quale noi tutti andiamo. La terra promessa ce l'abbiamo tutti nel cuore, nella mente, nelle scarpe. Senza una terra promessa noi in particolare qui questa sera probabilmente non ci saremmo affatto, ma diciamo che in generale il genere umano non si sarebbe mosso. Ma non è una terra promessa spirituale. Springsteen parla di carne e sangue, parla di qualcosa di possibile qui e ora. Sta cercando di dire, in un momento appunto di massima crisi ideale, soprattutto delle generazioni giovani, che lui crede in una terra promessa. I believe in a promised land.
From the very beginning, audiences would come. La versione però finisce. Allora, questa era Promise Land, oppure una parte di Promise Land. Scusateci, ma il passaggio seguente è un passaggio importantissimo. Innanzitutto perché di nuovo è un stretto giro di tempi. Il disco esce Darkness nel 78 e nell'80 arriva The River. The River è un disco fondamentale per due motivi. Il primo è i concerti di Springsteen. Parliamo di qualche istante, perché abbiamo detto questa è una messa, perché è un pezzo di una celebrazione che in realtà quanti di voi hanno visto Springsteen dal vivo? Bene, c'è qualcuno che non l'ha visto, allora parlo a voi, con grande io ho quasi 60 anni, ne farò 60 a febbraio, credo che uno dei temo che non verrà Springsteen. Oddio. Ci proveremo. Però le volte vado a vedere molti concerti, ne ho visti moltissimi nella vita, e la soddisfazione di vedere i concerti per quel che mi riguarda è che quando vado e vedo quello che voglio vedere, quello che voglio sentire, capisco perché sono al mondo, in linea di massima, do un senso alla mia esistenza. Tutto questo è vero in maniera, come dire, clamorosa quando si va a vedere Bruce Springsteen. Io sono andato per la prima volta nel tour dell'81, era il tour di The River in Europa, e ho visto la luce. Lo dico a quelli che non hanno alzato la mano. Cioè, se voi pensate di conoscere il rock and roll, di aver capito cos'è il rock and roll, di aver capito che senso ha nell'ordine naturale dell'universo, dovete vedere un concerto di Springsteen per averne la conferma definitiva. Ma non essere cattivo con quelli che non l'hanno visto. No, c'è solo cattivo, c'è tempo, possono essere saltati, non c'è alcun dubbio. Cioè, la vostra vita assumerà un aspetto profondamente diverso, ma non sto prendendovi in giro, non sto dicendo una fregnaccia, sono testimoni quelli che hanno visto Springsteen dal vivo e che non a caso ci ritornano tutte le volte, perché ogni volta si rinasce. Ogni volta ci si rimette insieme, si capisce che noi siamo una cosa e gli altri vaffanculo. Cioè, in linea di massima, questo è il senso generale. Allora, Springsteen ha un problema, che i dischi non vengono allo stesso modo dei concerti, quindi The River nasce con il desiderio, la volontà di dare a chi ascolta la cosa più vicina al suono della street band, al clima della street band, quindi è un disco non omogeneo, anzi volutamente non omogeneo, perché i concerti di Springsteen non lo sono, si passa dall'esaltazione alla disperazione, dal romanticismo al sogno, si fanno un sacco di cose, un viaggio magnifico per i concerti di Springsteen. Allora, Bruce prova a tirare fuori con The River un disco che abbia il suono della street band, quindi un album doppio, pieno di cose, non scarta, al contrario di quello che aveva fatto per Darkness, scarta molto di meno, e dentro ci sono momenti leggerissimi e momenti profondissimi, canzoni come The River e canzoni invece molto più leggere, molto più godibili. Sì, in realtà The River è per certi versi un disco, almeno in gran parte della sua genere, un disco confusionario, perché Springsteen vuole rispondere a un sacco di cose con questo disco. Per questo è diventato un disco doppio, vuole rispondere all'esigenza di dare un suono più verosimile a quello dei concerti, non lo erano fino a quel punto i dischi, è vero, ma ha anche altre risposte, mentre adesso cerca di sabotare ovviamente i divertimenti preferiti. Dicevo, le risposte sono tante, c'è anche The River, è anche considerato un po' la sua linea d'ombra, nel senso di Conrad, del libro, cioè è l'iniziazione definitiva, il momento in cui Springsteen è adulto e le risposte che deve dare, ripeto, ai suoi personaggi, nel frattempo sono cresciuti, sono diversi, sono altre. The River è una canzone terribile, dice che alla fine un po' era il racconto di quello che era successo a sua sorella, cioè della difficoltà di vivere in provincia con le debolezze sociali, anche umane, con due ragazzi, lei rimane incinta troppo presto, insomma. Quei sogni di riscatto e di fuga annunciati in Borturana rischiano di diventare dei sogni al contrario, delle difficoltà, rinuncia, sacrificio e tutto sommato sogni che si infrangono del tutto. Devi dire una canzone anche molto amara, ma diciamo appunto nel disco c'è tutto, c'è l'allegria sfrenata di Angry Hearts, c'è la drammaticità di The River, c'è poi ci arriveremo un pezzo come Dragon Knight. Ma da chi vogliamo cominciare? Ora comincerei con due brani in uno, una versione particolare, acustica,
di due pezzi che hanno però lo stesso senso e che sono fondamentali nell'album. L'album si apre con The Ties That Bind, ovvero quello che ci lega. Lui prova a raccontare quello che ci lega. E poi Two Hearts Are Better Than One, che è un pezzo allegro, testoso, in cui si dice che due cuori chiaramente sono meglio di uno. Siamo, come dire, alle radici della poetica springsteeniana, in questo caso in una versione assolutamente mia. Questo un po' lo fa disperare, perché nel disagio, lo riprova, lui lo racconta molto bene la biografia, come alla fine non era felice, come avremmo tutti immaginato guardando il concerto, perché era lì che era felice, lo era veramente pienamente solo nei concerti, lì si sentiva, soprattutto nell'unico momento in cui si liberava, in cui si sentiva disinibito, in cui si sentiva, per questo che lì tirava così a lungo, per questo tirava fuori il meglio di sé, tutta quell'energia, perché era la sua vera vita, tutto il resto era contraddizione, difficoltà, disagio, era solo, sì, aveva fidanzate, ne aveva piacimento, ovviamente, ma se non andava sempre, ma forse voleva avere una famiglia, chissà, quindi tutto quello che faceva era viaggiare in continuazione, si spostava, era mobile, andava in studio, registrava, insomma, una vita, uno dice, ma insomma, una vita di inferno, apparentemente, sembra di sì dalle sue descrizioni, ma è quella la cosa straordinaria che rende le sue performance inaudite e irripetibili, perché alla fine tutto andava a parlare in quel momento di assoluta liberazione. E allora questo momento lo vediamo insieme, se volete ballare, ballate, perché obiettivamente è difficile stare seduti.